Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di Natale. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, uova, zucchero, ricotta, olio di semi di arachide, lievito per dolci vanigliato, aroma di vaniglia, ciliegie candite, cannella in polvere, rum, noce moscata, aroma d'arancia o un cucchiaino di pasta d'arancia, aroma di panettone, nocciole tostate e uvetta ammollata. Per la glassa, zucchero, acqua e aroma di vaniglia. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame. Mettere le uova e lo zucchero. Ed azionare il bimby per 6 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Aggiungere l'olio e la ricotta. Ed azionare il bimby per un minuto a velocità 2. Aggiungere la farina, il lievito, la cannella, la pasta d'arancia, il rum, la noce moscata, l'aroma di vaniglia e l'aroma di panettone. Ed azionare il bimby per un minuto a velocità 4. Rimuovere la farfalla dalle lame. Aggiungere l'uvetta, le nocciole e le ciliegie. Ed amalgamare con la spatola. Trasferire in uno stampo da 22 cm. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. Nel frattempo preparare la glassa. Mettere nel boccale lo zucchero e polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'acqua e l'aroma di vaniglia. Ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 5. Versare la glassa su tutta la superficie della torta. Torta di Natale! Grazie e alla prossima ricetta!